Buonasera a tutti. Siamo qua per il bollettino di aggiornamento giornaliero. Accanto a me c'è il professore Giovanni Rezza, il direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, che ringrazio per avermi accompagnato in conferenza stampa. Partiamo dal numero dei dati. Allora, intanto un dato positivo. Preferisco iniziare col dato positivo, che sono il totale dei guariti, che è incrementato rispetto a ieri di 33 unità, e quindi abbiamo in totale 83 guariti. Abbiamo anche registrato 5 decessi, però voglio sempre precisare, quindi col totale dei decessi siamo a 34, voglio sempre precisare che la dipendenza della morte dal virus coronavirus ancora non è stata accertata per nessuno dei 34 casi, perché come sapete vengono fatte delle verifiche poi da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e quindi poi incominceranno i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità a darci il dato ufficiale, anche quello quando sarà. Il totale delle persone che attualmente sono contagiate da coronavirus è 1577. Di queste, 798, pari al 51% del totale, sono in isolamento domiciliare, quindi non hanno sintomi, sono asintomatici o hanno sintomi assolutamente lievi, lievissimi, da non richiedere esigenze di cure ospedaliere. 639 sono ricoverati con sintomi, quindi il 41% del totale, e 140 persone, di cui 106 sono ricoverati in terapia intensiva, 106 di cui 106 in Lombardia sono ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 140, pari al 9% della popolazione. Quindi questi sono i dati. Il numero dei tamponi che abbiamo effettuato, che sono stati riscontrati alla data odierna, alle 17 di oggi, sono oltre 21.000, per l'esattezza 21.127, mentre abbiamo sempre il numero dei dati confermati. Credo che non abbiamo avuto aggiornamenti dall'Istituto Superiore di Sanità per quanto riguarda i casi positivi confermati, che sono fermi a 488. Sì, io però ho il dato, se il professor Rezza ce l'ha, dopo, ce lo fornisce. Dopo spieghiamo questo. Sempre. Esatto. E altro dato che volevo dare è sempre il dispiegamento degli uomini e dei mezzi del sistema di protezione civile, che si affianca agli uomini e alle donne del Servizio Sanitario Nazionale, delle strutture sanitarie regionali, che ringrazio anche loro, è di oltre 1.800 persone, più di 1.000 sono i volontari che noi oggi abbiamo impiegato. Altro dato che ritengo importante dare è quello relativo alle strutture di triage che abbiamo realizzato all'esterno degli ospedali, sono più di 283, quindi è un filtro, sono strutture di pre-triage che servono per gestire poi in sicurezza all'interno degli ospedali i soggetti positivi. Stiamo lavorando insieme con le regioni per quanto riguarda la parte sanitaria, voi sapete perché ci sono state informazioni anche dirette da parte della Regione, si sta lavorando per allentare le strutture che sono state più colpite, più interessate dall'afflusso di pazienti, in particolare l'ospedale di Lodi e l'ospedale di Cremona, e lì sta gestendo la Regione. Non ci sono state segnalate criticità di sorta e stiamo lavorando per tutto quello che può servire per gli operatori sanitari e per i soggetti che vengono in contatto con gli operatori sanitari per il discorso delle
mascherine, quindi mascherine, stiamo acquisendo mascherine sul mercato. Sul tema delle mascherine vi ho detto che c'è stata questa difficoltà di reperirle nel nostro paese, perché nel nostro paese non si producono, non si utilizzano normalmente le mascherine, quelle che oggi noi andiamo a utilizzare, si utilizzano mascherine chirurgiche, e su questo vi ho già detto ieri che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato anche delle indicazioni per poter utilizzare mascherine chirurgiche per le persone affette e anche per i sanitari, perché la metodologia di trasmissione del virus è una metodologia che può essere salvaguardata con l'uso della mascherina chirurgica. Quindi queste erano le informazioni che vi volevo dare. Apriamo alle domande e siamo qua per rispondere, come al solito, alcune domande. Marco, e poi... Prego. Dottore, volevo chiederle, rispetto alle strutture, stava diffondendo la voce, poi lei ci dirà se è vera o meno, della realizzazione di ospedali modello One. E questo, se fosse vero, come dire, evidenzierebbe una sorta di emergenza anche per quanto riguarda le strutture già presenti al nord, che, stando alle dichiarazioni di alcuni professori che fanno parte di queste strutture, sarebbero al collasso. Se ci può chiarire questa cosa. Allora, no, noi, vi ripeto, dal primo giorno alcuni di voi ci conoscono, noi siamo la Protezione Civile, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Quando abbiamo avuto il terremoto abbiamo realizzato delle aree shelterizzate, container, per ospitare la popolazione. Dovessimo aver bisogno, siamo pronti anche per quello. Non faremmo bene il nostro mestiere se non avessimo e non pensassimo anche a situazioni di questo tipo. Per cui vi ho detto, noi abbiamo fatto tanti scenari, tante simulazioni, compreso avere il censimento di chi entra, chi esce dal nostro paese, sui treni, quali valichi di frontiera abbiamo e quant'altro. Quindi si tratta di esercizi che dobbiamo fare per definire scenari di rischio. Quello che voglio dire e ribadire ancora una volta, che se andiamo a vedere in questa situazione, almeno attuale, poi i numeri ce li dicono, è volentieri ce lo dirà il professore Rezza, ci sono a livello mondiale dati statistici sulla malattia che ci permettono di dire che l'80% delle persone supera la fase della malattia e il contagio dal virus senza sintomi, il 15% delle persone ha delle difficoltà respiratorie per cui hanno bisogno di un'assistenza più o meno spinta, e il 5% delle persone ha bisogno di terapie intensive e diciamo di cure sanitarie più invasive. Quindi su dati questi valori noi però dobbiamo prepararci, e sarebbe ingiustificabile, imperdonabile per noi non prepararci anche a evenienze di questo tipo. Quindi state pensando eventualmente anche di costruire nuovi ospedali o allora, aumentare i reparti di terapia intensiva? Noi abbiamo già pensato a scenari, chiaro, non è che, e poi gli scenari si aggiornano sulla base dell'evoluzione. Abbiamo da gestire anche modalità operative, concrete, produttive. Voglio ricordare, quando abbiamo dovuto trovare delle... Intanto in Italia, e poi qualcuno più bravo di me ve lo può dire, abbiamo tante strutture ospedaliere che sono state chiuse, accorpate, piani che sono chiusi negli ospedali anche più moderni, perché si è fatta un'operazione di ridimensionamento dell'offerta sanitaria sulla base di quella che è la domanda, e quindi quelle sono le cose più semplici da mettere in campo. E poi, se dovesse esserci l'esigenza, noi siamo pronti a gestire anche con soluzioni idonee, come quelle sono le strutture temporanee. E, ripeto, i 283 punti di pre-triage
o i famosi PMA, posti medici avanzati di secondo livello, noi li abbiamo, siamo la protezione civile che nel mondo ha la maggiore capacità di intervento e di organizzazione, quindi vogliamo essere organizzati anche in questo senso, ma non bisogna dire che ci prepariamo a fare nuovi ospedali, a mettere in piedi strutture di ricovero. Noi lo dobbiamo essere già pronti prima ancora di pensare alle esigenze. Lorenzo. Eccomi. Ho due domande, una al professore e un'altra al capo protezione civile. Prima a Borrelli, per quanto riguarda la chiusura degli impianti sportivi nelle tre regioni cluster, e quindi parliamo sicuramente degli stadi di Serie A, si è parlato del fatto che lì almeno fino all'8 marzo dovranno essere o a porte chiuse o comunque slitteranno le partite. Queste sono le uniche due eventualità, quindi la Lega dovrà valutare. Una cosa è certa, cioè non ci sarà pubblico nelle partite di Serie A che si svolgeranno entro l'8 marzo in queste tre regioni nei prossimi 7 giorni? Allora, io su questo non so darvi la risposta perché non è pronto, o meglio, DPCM è pronto, so che l'ha firmato il Ministro Speranza, sta andando alla firma del Presidente Conte, a minuti proprio sarà emanato il DPCM che regola la vita nella zona rossa. Perché sapete che c'era il DPCM in scadenza, quello adottato la settimana scorsa. Nelle regioni, diciamo nelle tre regioni, quelle che sono maggiormente interessate dal contagio, nelle altre regioni, ma sono misure che le troverete tutte quante analiticamente indicate nel DPCM, appena sarà firmato e sarà disponibile ve lo faremo avere. L'altra domanda riguarda invece il caso, cose che sono state dette già negli ultimi giorni e sono state anche ribadite ieri, cioè i casi erano retroattivi rispetto all'emergenza, diciamo, scoppiata più o meno una settimana fa. Siete riusciti, diciamo, all'incirca approssimativamente anche a datare più o meno i primi casi di contagio? Sì, allora ne approfitto anche per fare un po' chiarezza. Prima Borrelli diceva circa le conferme. Allora, quando noi diciamo, per esempio, abbiamo 1500 casi circa, 534 ad oggi sono stati confermati dall'istituto, non è che noi non abbiamo confermato gli altri, è che c'è un lasso di tempo che è dovuto al fatto che nel momento in cui il laboratorio di riferimento regionale fa il primo screening e dà la positività, chiaramente dopo deve inviare i campioni per la conferma. Quindi il fatto che noi ne abbiamo confermati 534 non vuol dire che gli altri sono negativi, per cui c'è una discrepanza forte fra noi e le regioni, vuol dire semplicemente il fatto che stiamo per fare le conferme, o l'abbiamo fatte in queste ultime ore, e fra poco daremo il dato più aggiornato. Quindi la discrepanza è solo dovuta a un fatto temporale, assolutamente. Tant'è vero che sui primi 544 campioni ne abbiamo confermati 534, quindi la maggior parte dei campioni che ci arrivano li confermiamo. In Lombardia non ne abbiamo confermati solo due su tutti i primi campioni che ci sono arrivati, per dirvi che c'è una buona concordanza fra il dato dei laboratori periferici e quello centrale, quindi prima o poi forse cambieremo questa procedura. L'altra cosa è che chiaramente stiamo mandando a regime il sistema di sorveglianza e anche la piattaforma, aiutando, anche supportando le regioni che si sono trovate in grave difficoltà a raccogliere i dati in maniera accurata. In maniera accurata perché? Vengo alla sua domanda. Perché noi, per fare qualsiasi modello di proiezione anche, non solo retrospettivo ma anche prospettico, abbiamo bisogno di raccogliere i dati e presentarli per data di comparsa dei sintomi. E chiaramente le regioni che si sono trovate immediatamente questo problema non avevano organizzato la raccolta dati in questa maniera. Quindi noi contiamo i numeri, però contiamo i numeri dando i dati per
data di notifica, però dobbiamo distribuirli per data di comparsa sintomi e i primi casi, ricostruendoli retrospettivamente, ufficiali, confermati, risalgono all'inizio del mese di febbraio, ma probabilmente l'infezione già circolava in apparente nel, quantomeno nella seconda metà del mese di gennaio. Su questo stiamo facendo verifiche e i dati che presenti, quando presenteremo i dati, la curva epidemica in maniera accurata, già le prime infografiche saranno pronte da oggi a da domani, potremo incominciare a modellizzare questi dati e a poter fare anche delle ricostruzioni retrospettive oltre che delle proiezioni. Non vediamo in questo momento vediamo ancora un'accelerazione nel numero di nuovi casi, questa è attesa purtroppo ed è dovuta al fatto che chiaramente le misure di contenimento sono state messe in atto, iniziate praticamente una settimana fa, e il tempo di incubazione medio, come sapete, intorno a 4, 5, 6 giorni, il tempo di incubazione massimo intorno ai 12-13 giorni, prima di vedere un eventuale effetto che noi ci aspettiamo, speriamo che di vederlo presto, dobbiamo chiaramente aspettare almeno un'altra settimana, 10 giorni, quindi ecco, questo aumento è del tutto aspettato. Per quanto riguarda i casi diciamo più gravi, è da capire che noi abbiamo una popolazione particolarmente anziana, quindi è questa popolazione che dobbiamo proteggere, e come la si protegge? Certamente facendo misure, mettendo in atto e continuando a tenere misure di contenimento che possano ridurre la circolazione virale, il numero totale di casi. I casi gravi sono una frazione piccola, come diceva qui giustamente il dottor Borrelli, dei casi totali. È chiaro che meno casi totali abbiamo, minore è anche il numero di casi gravi, quindi ecco, questo è il motivo delle misure di contenimento, i cui effetti speriamo di vedere, ripeto, nei prossimi almeno 10 giorni. Angela Capunnetto, Rai News. E leggevo prima, l'OMS ha dato una serie di indicazioni per l'utilizzo delle mascherine, dice attenzione a come le utilizziamo, perché se vengono utilizzate male possono essere anche controproducenti. Possiamo chiarire magari sia lei dottore o il professore? Grazie. No, beh, le mascherine, è chiaro che abbiamo diversi tipi di mascherine, dalle chirurgiche alle FP2 FP3. Chiaro, da FP2 in su si utilizzano da parte degli operatori sanitari le mascherine chirurgiche, non servono per proteggersi, non tanto per proteggersi quanto per proteggere gli altri, perché impedendo, facendo da barriera nei confronti dei droplets, quindi delle goccioline di saliva, fanno sì che si riduca il rischio per gli altri di essere infettati. Su questo dobbiamo essere molto chiari. Ah, ma certamente deve essere, come dire, fittare molto con quello che è la fisionomia della persona, no? Non, se uno si mette la mascherina e dopo passa l'aria da tutte le parti, è chiaro che la mascherina dopo non funziona, ma su questo c'è bisogno, sì, effettivamente, beh, non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo agli operatori sanitari, però ripeterlo fa sempre bene, certamente. Comunque sia, ci sarà probabilmente un corso FAD molto presto disponibile per gli operatori sanitari sull'uso di dispositivi personali di protezione personale, individuali, di protezione individuale. Lei credo stia seguendo l'evoluzione della ricerca rispetto al vaccino. A che punto siamo? Qual è la difficoltà di questo di trovare un vaccino per il coronavirus? No, non è che ci sia una difficoltà specifica, nel senso che la tecnologia per mettere a punto un candidato, attenzione, vaccino in tempi brevi c'è, e probabilmente, per esempio, NIH, l'ente americano di ricerca americano, insieme a Moderna, che è una company privata, ha già probabilmente un vaccino disponibile con una tecnologia RNA molto rapida. Noi, Moderna insieme a NIH, Moderna è una di queste piccole, questi
companies minori, diciamo, che però sono molto hanno alta tecnologia. Americani, americani. I cinesi sicuramente hanno candidati i vaccini. In Italia addirittura no, abbiamo IRBM, Advent IRBM, che insieme al Jenner Institute dell'Oxford University sta mettendo a punto un vaccino adenovirale. Johnson & Johnson, non vorrei fare pubblicità, come dire, ho nomi di companies private, però insomma sicuramente sta avanti anche su un vettore adenovirale che presenti sulla propria superficie degli spikes, proteine di superficie virale. Allora la tecnologia c'è e non è un problema mettere a punto un candidato vaccino, il problema è vedere innanzitutto se è efficace nell'uomo e se è sicuro. E questi studi, chiaramente, queste sperimentazioni prendono del tempo. Dopodiché, se avessimo un vaccino efficace e sicuro, comunque sia, bisognerebbe produrlo su ampia scala. Quindi questo è il motivo per cui diciamo, beh, prima di un anno, per cui dobbiamo agire con i metodi, i sani antichi metodi della Repubblica Veneta, dell'isolamento e quarantena. Bene. Una domanda su Roma, se possibile velocissima. Da oggi la chiesa di San Luigi dei Francesi è chiusa, questo per il sacerdote francese che è tornato in Francia, è risultato positivo al coronavirus, ma è stato a Roma. Se siete riusciti a ricostruire, se per caso è passato anche da Codogno, i suoi spostamenti? Allora, per quello che ne so io, no, io queste informazioni non ce l'ho. Non credo che ce l'abbia neanche il professor Rezza, se si è riusciti... Questa è proprio un'indagine epidemiologica, va ricostruito ed è compito tipico dei nostri medici, di quelli che si stanno occupando per ricostruire la catena. Questa è la di Regione Lazio, diciamo. La Regione Lazio. La Regione Lazio che sta facendo la ricostruzione. Grazie a tutti. Grazie.